Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Pitbull Forest House. Oggi siamo qui in un centro cinofilo con un educatore esperto per spiegarvi come impostare l'ascia nel miglior modo possibile nel vostro Pitbull. Chiaramente le indicazioni che vi daremo oggi sono utili anche per qualsiasi altra razza di cane. Alberto, spiegaci un po' dove siamo e cosa faremo oggi. Ciao a tutti, sono Alberto Castello, sono un educatore cinofilo, istruttore cinofilo professionista. Questo è il nostro centro cinofilo. Ci troviamo a Montagnana, in via Sant'Antonio, e in provincia di Padova. Cosa faremo oggi? Cerchiamo di spiegare in modo più corretto possibile come impostare un'attività di tipo ludico con il nostro Pitbull, sfruttando molto quelle che sono le caratteristiche di razza, ma soprattutto le vocazioni e le motivazioni tipiche del Pitbull. Il Pitbull, come sapete, è un terrier di tipo Bull, quindi un cane che sicuramente possiede un'altissima motivazione predatoria, che noi sfrutteremo nel gioco, un'altrettanto motivazione competitiva, tutti sanno cosa può fare un Pitbull, e anche però sicuramente una grande motivazione collaborativa. E come facciamo, Alberto, a instaurare un rapporto di tipo collaborativo sfruttando le caratteristiche della razza Pitbull? Allora, partiremo sempre da quello che sono le caratteristiche principali di questo cane. Sfruttando per esempio la motivazione predatoria, potremo ingaggiare il nostro cane in un'attività di scambio attraverso il classico gioco del lancio delle palline. Attraverso il lancio delle palline non solo potremo riuscire a ottenere un bel ascia costruito correttamente, ma potremo anche ottenere dal nostro Pitbull il riporto e la costruzione del riporto dell'oggetto. Come si fa? Semplicemente ingaggeremo il nostro cane richiamando la sua attenzione, proponendo a vista una pallina che provvederemo a lanciare lontano dal nostro cane. Se il cane la insegue, come sicuramente un Pitbull farà, cercheremo di ringaggiarlo facendo vedere una seconda pallina nelle nostre mani con cui noi giocheremo attivamente. Ok, se il cane quindi si guarda, come mi dicevi prima, abbiamo uno scambio, noi diamo un gioco al nostro pit e lui ci dà un gioco in cambio. Ci sono altri tipi di scambio che possiamo fare? Sì, in un'attività ludica, diciamo, prediligiamo lo scambio con due oggetti uguali, però potremmo anche ingaggiare lo scambio anche attraverso uno scambio con del cibo, per esempio. Sì. Io non sono molto amante dell'utilizzo del cibo come arma, diciamo, di scambio tra il cane e il conduttore. Perché? Perché purtroppo l'errore che molti proprietari poi faranno è quello di abusare dell'utilizzo del cibo. Il cibo deve essere solamente una ricompensa perché ha fatto qualcosa di positivo, ma deve passare il messaggio che la ricompensa dovrà essere più che altro la relazione e il rapporto col proprietario, quindi la gratifica deve essere di tipo sociale più che alimentare. Ecco perché cerco di non abusare molto del cibo, ma di costruire la relazione col mio cane, soprattutto con un Pitbull, in cui abbiamo sicuramente come caratteristiche di razza un forte attaccamento al proprietario. Fortissimo. Motivazione molto forte, infatti nel Pitbull è la motivazione affiliativa e sociale nei confronti dell'uomo. Quindi questo mi permetterà di bypassare l'utilizzo eccessivo magari del cibo come strumento per adescare, tra virgolette, il nostro Pitbull. Quindi, Alberto, qual è il miglior modo per iniziare ad approcciare un lascia con il nostro Pitbull, che ovviamente però dobbiamo poter utilizzare questo metodo con tutte le razze di cani? Allora, partendo sempre dal presupposto di ingaggiare il cane in un'attività ludica, utilizziamo le nostre due palline uguali. Sì. Possiamo anche utilizzare due semplicissime palline da tennis. Lanciamo la prima, facciamo inseguire al cane la pallina e non appena la afferra in bocca e si rivolge a noi con lo sguardo, gli proponiamo nella nostra mano un'altra pallina uguale. Possiamo giocarci lanciandola in alto e facendo vedere che è una pallina molto più interessante di quella che è in bocca. Se il cane si avvicina e arriva verso di noi, aspettiamo qualche secondo per vedere se lascia la pallina che è in bocca per avere l'altra che abbiamo in mano. Okay. Se il cane lascia senza nessun comando,
Provvediamo a premiare il cane attraverso il lancio della pallina che abbiamo noi. In questo modo creiamo uno scambio tra il cane e noi. E non impostiamo immediatamente il segnale di lascia vocale, ma cerchiamo di far capire al cane di mollare l'oggetto che è in bocca, perché gli viene proposto un oggetto uguale. E quando, Alberto, dobbiamo introdurre il comando vocale lascia? Allora, non appena il cane ha capito il meccanismo di riportare l'oggetto e lasciarlo ai nostri piedi vedendone un altro, possiamo anticipare il cane nel momento in cui lascia l'oggetto dalla bocca, dando il comando verbale lascia. In questo modo il cane associerà il fatto che mollerà l'oggetto dalla bocca con il nostro verbale lascia. Questo è un modo più semplice per partire, per insegnare al nostro cane il comando lascia. Ci sono modi un po' più difficili, un po' più complicati? Allora, un'altra caratteristica che possiamo sfruttare nel nostro pitbull, visto la motivazione molto forte di essere un cane competitivo, è il classico gioco del tira e molla. Possiamo utilizzare una semplicissima treccia, bella robusta naturalmente, e abbastanza lunga. La presa della treccia sarà a due mani. Sì. E il cane dovrà afferrare la treccia al centro della corda e dovrà ingaggiare una sorta di competizione tra noi e lui, il classico tira e molla. Per partire, naturalmente, essendo un'attività ludica, dobbiamo fare anche divertire il nostro cane, e quindi ogni tanto lo faremo anche vincere. Come sempre. Poi il cane, quando verrà da noi e ce lo riproporrà per giocare ancora, lì cominceremo a inserire il comando lascia, che avrà già in parte acquisito con l'altro tipo di attività che abbiamo visto prima, e bloccheremo il gioco. Anziché continuare a scuotere la treccia, lo bloccheremo o sulle ginocchia o a terra, e lì, nel momento in cui il gioco è fermo, cominceremo a dargli il comando lascia. Aspetteremo alcuni secondi finché il cane non mollerà la presa. Appena molla la presa, qui possiamo rinforzare il fatto che abbia fatto quello che avevamo chiesto, sì, sia con un premio in cibo che con il rilancio della treccia, e come gratifica. Lascia! Bravo! Vai! Lascia! Ho capito, e tu quale preferisci tra questi due metodi? Allora, di solito il cibo io lo uso alla fine per chiudere l'attività ludica. Ricordatevi sempre che ogni attività, soprattutto con cani di questo tipo, ha bisogno delle regole molto ben precise. Quindi l'ingaggio, l'apertura del gioco, lo svolgimento corretto con le regole del gioco che decido io come proprietario, e poi la chiusura con un bel segnale di finito. Questo me lo posso sfruttare, o meglio, lo posso caratterizzare con un premio in cibo alimentare finale, può essere un bocconcino o anche un bel pezzo di trippa secca. Ok, in modo che lui sa, quella trippa forse è ancora meglio, no? Perché dopo si sfoga un po'. Sì, perché la masticazione, ricordatevi che un cane da presa come il pitbull, ma anche un po' tutti i cani, è un ottimo rilassante e destressante per il cane. Ricordarsi sempre che dopo un'attività di tipo ludico avrò sicuramente innalzato il livello di eccitazione del mio cane, quindi riportarlo in uno stato di calma sarà molto importante attraverso una buona attività masticatoria. Racconta ai nostri iscritti, Alberto, quanto sono importanti questo tipo di comandi per i nostri pit e soprattutto a cosa servono nel concreto, cioè non ci limitiamo a insegnargli un lascia perché ci lasci la corda, ma c'è altro, giusto? Sì, certo. Allora, nell'educazione o addestramento del pitbull, ma come un po' in tutti i cani, sono importantissimi l'esecuzione e l'insegnamento di comandi di cosiddetti comandi di base, come il seduto, il terra, il resta, il vieni. Ma molto molto importante, soprattutto su razze come il pitbull, quindi un terrier di tipo bull, è il comando lascia. Attenzione, il comando lascia nel pitbull potrebbe essere anche generalizzato, per così dire, e quindi inserito ogni volta che vogliamo che il nostro pitbull lasci il focus su qualcosa, che potrebbe essere un altro cane di passaggio, un gatto sul ciglio della strada o una persona che non vogliamo che lui raggiunga. Quindi è utilissimo proprio anche per l'autocontrollo della vita di tutti i giorni. Non è solo mollare. Ricordarsi anche, oltre a tutti questi comandi, sarebbe opportuno, soprattutto in età evolutiva del cane, quindi i primi due anni di vita, ma soprattutto il primo anno di vita, fare un ottimo lavoro con il pitbull sull'autocontrollo e il lavoro sui permessi. Bene, faremo un altro video probabilmente riguardo, certo, a questo argomento. E per noi è tutto, abbiamo finito.
Adesso io e Jack ce ne torniamo alla Pitbull Forest House e vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per avere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao!